Buona giornata da Leonora. Oggi breve video per quanto riguarda il primo contatto che ho avuto in scrittura automatica con Giulia Cecchettin. Allora, io l'ho contattata solamente in seguito a una diagnostica che ha dimostrato totalmente che la ragazza non c'era più, sia con i tarocchi. Fatto tre stesure, una con l'Enormand e il pendolo, che la vitalità risultava zero, defunta. Dopo tutte queste analisi, io ho deciso di contattarla in scrittura automatica perché io sono medium, quindi posso contattare chi voglio in seduta medianica. Allora, questo è il primo contatto del 15 novembre, perché io devo aver fatto le prime stesure il 14, appunto quando il caso è diventato di dominio pubblico, e prima logicamente no, perché non ne conoscevo neanche l'esistenza, ecco. Allora, qui vi faccio anche vedere in seguito tutte le scritture che ho fatto i giorni dopo, quindi io ogni giorno scrivo comunque con dei defunti qui sempre. Qui era il 28, 25, 22, 17, come vedete. Io ogni giorno comunque scrivo con qualche defunto, ecco. Allora, iniziamo dal primo contatto con la Giulia. Diretto, perché gli altri video che vi ho mostrato erano di Bilancia, perché io prima di contattare lei ho chiamato Bilancia, che mi ha detto quello che poi mi ha confermato lei allora e che avete visto in video. Allora, l'ho contattata logicamente e ha fatto un cuore e ha scritto morta. Dice: ero stata troppo buona con lui. Perché sgrana un po'. Ero stata troppo buona con lui. Sono stata troppo stupida. Mi sono fidata di lui. Sono stata fregata. Credo che adesso la vita sia salita. La difficoltà nella lettura c'è, chi fa scrittura automatica lo sa, quindi è tanto tempo che l'ho scritto. E poi dice: diceva qui appunto, facevo la mia vita serena. Non davo fastidio a nessuno. E dopo, poi qui ci sono tante altre cose che faccio in un altro video perché sennò viene troppo lungo. E questa è la prima parte, appunto, quando ancora non si sapeva assolutamente niente del caso e della situazione, di come. Appunto, di come era la situazione. Questo è il primo video. Quindi ci sono i rimpianti di Giulia, ci sono le sue sofferenze. E poi appunto dice: sono ancora molto legata al mio corpo fisico, qui dice. Perché logicamente era morta da 4 giorni e il corpo eterico, che è il corpo più vicino al fisico, dura un tot giorni e quindi lei era dentro questo intervallo. Va bene, nei prossimi video vi farò vedere altre cose.